Episodio numero 19 della carriera allenatore con il Bologna su FC 24, la carriera fatta solo per voi, dedicata solo a voi che siete i veri fedelissimi di questo canale. Prima di iniziare mi raccomando, lasciate un bel mi piace per supportare questa carriera e soprattutto vi ricordo che tutte le sere alle ore 19 avete un nuovo video da guardare in attesa della super carriera pilota che inizieremo su F1 24. Il gioco uscirà il 28 maggio, però forse io lo ce l'avrò prima. Ma non ne sono ancora sicuro. Vi aggiornerò poi qui su YouTube o magari su Instagram nelle storie. Quindi già che ci siete, seguitemi se ancora non lo fate. Detto questo, iniziamo subito a lavorare, signori, perché siamo qui pronti per iniziare la terza stagione di questa carriera. Una stagione che sarà molto importante. Una stagione in cui giocheremo solo ed esclusivamente la Champions League. Non voglio rendere troppo pesante questa carriera. Ormai, signori, FC24 per noi è quasi giunto al termine. Giocare tante partite sinceramente non mi va. Abbiamo già vinto praticamente tutto quello che bisognava portare a casa. Ci manca solo la Champions League, che purtroppo l'anno scorso abbiamo perso in semifinale contro il PSG. Siamo stati proprio letteralmente umiliati, distrutti, completamente disintegrati dalla squadra di Mbappé, e adesso bisogna un attimo cercare la nostra rivincita. Il budget è molto importante, sono 137 milioni che abbiamo a disposizione per migliorare questa squadra, però io la voglio migliorare senza ovviamente andare su gente scontata. Ho guardato un po' tutti i centrocampisti, ragazzi, ho guardato tutti, ho cercato proprio uno per uno tutti i centrocampisti delle big e non solo, di tutti i campionati. Non c'è, a parere mio, nessun giocatore che mi convince tantissimo. Il meno peggio è Frattesi, non perché sia scarso, ma perché comunque è quel classico giocatore che abbiamo già preso in passato e che si prende spesso. Però è l'unico, ragazzi, è l'unico che possiamo, secondo me, provare a prendere per migliorare questa squadra senza rovinarla andando su un Gavi, un Pedri o su un altro giocatore super mega scontato. Tra l'altro, secondo me Frattesi è perfetto perché ci manca quel giocatore lì in mezzo al campo. Baleva ha fatto benissimo, io mi sono trovato benissimo con lui, però se proprio devo cambiare qualcuno, cambio Baleva. Cioè, anche per questo motivo mi dispiace, no, fare un calciomercato così. Però c'è poco da fare. Cioè, se proprio devo sceglierne uno, scelgo Baleva, e se proprio devo prenderne uno, scelgo Davide Frattesi. Questa, signori, è il riassunto. Questo è il riassunto un po' della nostra situazione attuale. Tra l'altro, anche il contratto in scadenza ha un valore di 59 e si può prendere per 48 milioni. Non intendo mettere nessuna contropartita, vado subito dritto con 50 milioni. Vediamo che cosa ci dice il Sassuolo, che ne vuole 52.6 e quindi va bene così. Ovviamente non mettiamo nessuna contropartita, con questo acquisto miglioriamo anche la nostra panchina, perché Baleva diventa il primo panchinaro e di conseguenza la squadra aumenta il suo livello, ecco, sia per quanto riguarda la squadra titolare sia per quanto riguarda la squadra delle riserve. Tra l'altro Frattesi è uguale, ragazzi, è incredibile. Non so perché ci sono dei giocatori che fanno proprio uguali, uguali, e poi dei giocatori che sono completamente diversi. Cioè, se siete così bravi, no, a fare Frattesi, perché non li fate tutti così? È incredibile, no, veramente, ragazzi. Cioè, ci sono dei giocatori che sono identici e dei giocatori che proprio non ci assomigliano per niente. Comunque, Frattesi portato a casa, e adesso bisogna però fare una scelta, ovvero chi mettiamo al centro? Mettiamo Frattesi? Direi di sì, perché, e allora, in realtà Darder è l'unico centrocampista che può fare anche il CDC. Cioè, in realtà nel modulo sono tutti centrocampisti centrali, però nelle istruzioni noi abbiamo messo, diciamo, dei compiti più difensivi al centrocampista che sta al centro. Quindi non è proprio un CDC, ma è come se lo fosse, ecco. Darder è l'unico tra i tre che può fare anche il CDC, però Darder ha fatto 20 gol e 20 assist nell'ultima stagione, quindi se lo mettiamo al centro perdiamo poi quei gol. Siamo sicuri che Frattesi, se messo qui, riesca a fare 20 gol e 20 assist? Secondo me no. Quindi, per non rischiare, metto Frattesi al centro, Darder a destra e conferiamo poi Fabiano a sinistra. E il nostro calciomercato finisce qui, signori. Io la Champions League la voglio vincere, ma la voglio vincere con questa squadra, senza cambiare più nessuno. Approfittiamo di questi ultimi milioni che abbiamo a disposizione per rinnovare tutti i giocatori. Tra l'altro, raga, Tommaso Corazza mi ha seguito su Instagram pochi giorni fa, quindi grande, grande Tommaso. Non so perché mi abbia seguito adesso, forse perché ha visto la carriera, non lo so, però grande Tommaso. Federico Ravaglia, comunque, anche lui si rinnova, si rinnovano tutti, e vediamo se c'è qualcuno. Sì, praticamente tutti col pollicione in giù. Guardate, Calafiori pollicione in giù, il demone Munoz pollicione in giù. Queste cose vanno fatte, cioè, perché comunque anche nella vita reale, se un giocatore gioca e cresce in una maniera impressionante, è giusto che il suo contratto venga
migliorato, Tra l'altro Calafiori mi ha chiesto una clausola di 166 milioni e non so se avete visto, ma Zirze mi ha chiesto una clausola di 297. Va bene, quando facciamo le carriere giocate possiamo comunque tenere sott'occhio le clausole. Se ce la pagano andiamo subito a rinnovare il contratto e la trattativa si annulla. Nelle carriere simulate invece diventa più difficile perché non ce ne accorgiamo, no? L'unica cosa negativa, signori, di questa carriera è l'infortunio di Saul Coco, difensore centrale che io reputo straordinario. Ha anche degli attributi incredibili, molto veloce, forte, forza 91, addirittura velocità scatto 91, è veramente impressionante. Lui purtroppo si è fatto male, 3 mesi di stop, ed era anche un 83, poi è calato. Secondo me senza l'infortunio a quest'ora l'84 l'avrebbe avuto, ecco. Però vabbè, è un 82, va bene lo stesso, gli 84 secondo me li ha nelle corde. Però peccato per questo piccolo problema, per questo piccolo intoppo nella sua crescita. Ho aggiornato anche tutti quanti i piani di crescita e il nostro budget è di 21 milioni. Molto bene, vediamo se dobbiamo fare qualcosa di particolare. Compra 4 giocatori, ingaggia 4 giocatori per il vivaio, acquista un giovane, vinci il campionato, vinci la Coppa Italia e raggiungi la finale di Champions. Devo dire che sono degli obiettivi abbastanza importanti, porca miseria. Per sicurezza prendiamo il giovane, prenderò un 16enne a caso e mandiamo l'osservatore così da completare tutti gli obiettivi. Sarebbe un peccato concludere questa carriera con un esonero in caso non dovessimo vincere la Champions League, il campionato e le altre cose che ci hanno chiesto di vincere. Per quanto riguarda invece il giovane, signori, non voglio perdere troppo tempo, andiamo su un giocatore francese, si chiama Thomas, svincolato 16enne. ATT è un giocatore che ho visto un po' gli attributi, secondo me non è malvagio, ecco. Tra l'altro è molto giovane e sono sicuro che ha anche un potenziale abbastanza importante. 8.000 di stipendio più bonus di ingaggio, prendiamo anche un ATT perché effettivamente ci manca un ATT a livello di rosa. In realtà Luvumbo è il giocatore che entra e gioca al posto, è un 71, non è male, che entra e gioca al posto sia dell'AT, è anche molto veloce, ci sta, cavolo, bello acquisto questo, mi piace. Stavo dicendo, in realtà Luvumbo è il giocatore che entra sia al posto della T sia al posto di Gyökeres. Però a livello proprio numerico ci serviva un ATT e adesso ce l'abbiamo. Thomas, eccolo qui, 71. Bene, per il resto, signori, io sono contento della squadra che abbiamo. Non voglio cambiare più nessuno, ho fatto tutto. Quindi direi che possiamo simulare fino alla prima partita del girone di Champions, che dovrebbe essere qui a ridosso del mese di settembre. Ed eccolo qui, signori, il girone: Bologna, Atletico Madrid, Sporting Lisbona e Union. Direi che è un girone che dobbiamo tranquillamente passare. Tra l'altro vi dovete spiegare questa cosa: Frattesi espulso, com'è possibile? Com'è possibile? Questa è l'arma partita, a meno che non si sia portato la squalifica da quando giocava nell'Inter. Cioè il Sassuolo non è in Europa, perché su questo gioco Frattesi in prestito all'Inter, quindi nella seconda stagione torna al Sassuolo. È per questo motivo che adesso non l'abbiamo acquistato dal Sassuolo. Quindi, cioè, è assurdo. Praticamente Frattesi si è beccato un rosso o una doppia ammonizione, una somma di ammonizioni, quando giocava nell'Inter. Poi è tornato al Sassuolo ma non ha potuto scontare la squalifica e ovviamente deve scontarla adesso. Incredibile. Vabbè, lo togliamo e mettiamo Baleba. E che vi devo dire, purtroppo non arriva ancora l'esordio per il nostro acquisto. Va bene, per il resto la squadra è confermata. Un po' di fatica a gestire comunque la resistenza e la lucidità, perché le stiamo simulando le partite, quindi diventa più difficile rispetto a quando le giochiamo. Squadra confermata, andiamo dentro per sfidare l'Union. Anzi no, mancava un giorno. Adesso andiamo dentro per sfidare l'Union. Non dovrebbero esserci problemi sulla carta, una squadra che va assolutamente battuta, e allora andiamo a batterla. Tutto pronto, ragazzi, ci siamo. Le squadrette sono in campo. Si parte. Bologna, Union, vamos. Sergi Darder, attenzione qui c'è tantissimo spazio. Zirze dentro bassa, ok, dentro subito filtrante, bravissimo. Il demone viene fermato, attenzione il demone, retropassaggio, porca miseria, cosa hanno rischiato, porca vacca. Ci siamo ancora noi, Darder, tocco per il demone che si gira, il demone se la mette sul destro, calcia con il destro e segna. Mamma mia, ragazzi, che giocatore il demone. La squadra è cresciuta, la squadra è migliorata rispetto all'anno scorso, siamo molto più forti, cioè rispetto all'inizio dell'anno scorso siamo veramente un'altra squadra. Darder, ottimo recupero palla, poi vabbè siamo stati anche fortunati a beccare un girone, soprattutto questa prima partita, raga, non fa testo. Sinistro secco,
correte. Gol del Demone ancora, ragazzi. Doppietta in 10 minuti. Non fa testo questa partita, ragazzi. Non fa testo. Stiamo giocando contro una squadra che in Serie A retrociderebbe praticamente. Poi vi ricordate quello che è successo con il PSG, che abbiamo perso 5-0? Ecco, quindi piano, piano a dire no, così è troppo facile. L'abbiamo praticamente già vinta. Quest'anno è scontato. La vittoria è nostra. No, ragazzi, assolutamente no. Attenzione qui a Rasmus, è troppo spazio. Gol 2-1. Porca miseria. Grande Siluro dalla distanza. E purtroppo l'Union riapre la partita. Come recupero palla di Zirze, dentro bassa, è perfetta per Gyökeres. Rallenta filtrante, bravissimo per Darder. Destro secco, Darder centrale. Dai Darder, dai Darder, porca miseria. Tu non li sbagliavi quei gol l'anno scorso, perché adesso li sbagli? Brutto corner. Non mi piace come stiamo difendendo. Bravissimo Go che recupera palla. Tocco perfetto per Gyökeres, che si gira, dribbling. Poi potesse andare anche da solo, però c'è Darder che si fa vedere. Anzi, la palla è per Zirze. Zirze potrebbe metterla dentro. Rallenta, dribbling, se la mette sul sinistro. Scarico, Darder, d'esterno. Grandissima parata, grandissimo tiro anche. Che giocatore è Sergi Darder, mamma mia. Attenzione qui, calcio d'angolo, di testa non ci arriva nessuno. Fabian diventa buona per Lopez, dentro bassa, è perfetta, dentro ancora lo scarico per Zirze, che calcia con il destro, super sassata, e gol che arriva nel nostro momento migliore. Poi se avete visto Zirze, è andata a sbattere contro il palo mentre stava esultando, è caduto in una maniera assurda. Oh mio Dio, se non l'avete visto andate indietro nel video di 10 secondi, ma neanche, anche 5, e guardate Zirze che sbatte contro il palo e cade per terra, incredibile. Attenzione qui a Jensa, super parata di Majewski. Però non possiamo, dai, rischiare così tanto contro questa squadra. Per come era iniziata questa partita bisognava chiuderla in 30 minuti. Guardate qui, ma dai, non siamo neanche riusciti a prenderla. Cioè, da come è iniziata questa partita bisognava vincere dopo 30 minuti, e invece adesso ci ritroviamo a soffrire. E non lo so, e a stare attenti nel non far riaprire la partita. Ok, al contropiede qua perché sono messi malissimo. Orome più, Zirze filtrante, perfetto per Gyökeres, che vola davanti alla porta, manca il suo gol e non ha segnato oggi. Il cannibale davanti alla porta, destro secco, no, brutto, brutto tiro, brutto tiro, occhio al rimbalzo, lo sapevo, però di fisico no, cannibale. Che ti è successo, cannibale in vacanza? Hai messo su qualche chiletto? Ti sei divertito, porca miseria? Deve ancora entrare in condizione, ragazzi, il nostro cannibale. Uno di recupero alla fine, è incredibile che non siamo riusciti a fare un capo tecnico contro questa squadra. Però vabbè, poco importa, abbiamo preso comunque i 3 punti e va bene così. La seconda partita del girone sarà contro la Atletico Madrid, 3-3-0-0. Questa è la classifica con la squadra che ha recuperato. Picchiamo un po' a livello di riuscita, togliamo Baleba e finalmente, signori, c'è l'esordio di Frattesi. Non ci resta a questo punto che andare subito a giocare la seconda partita. L'obiettivo ovviamente è quello di vincere. Siamo molto più forti rispetto all'Atletico Madrid. Attenzione perché hanno Milinkovic Savic, Joao Felix, Bruno Guimaraes, Çalhanoğlu, Romagnoli, Galan, Molina, Jonathan Tah. Una bella formazione, Ibañez. Non sono malvagi, Attenzione perché hanno una bella squadretta. Andiamo dentro per la seconda. Tutto pronto, ragazzi, ci siamo. Squadretta in campo, si parte. Atletico Madrid, Bologna. Zirze diventa buona per Thiago Santos, che potrebbe metterla dentro. Bassa, è perfetta. Dribbling, Gyökeres, scarico, destro secco. Che azione, mamma mia, ragazzi. Gol di Fabian, ma che azione. Una delle più belle di questa carriera, cavolo. Ed è 1-0, la sblocchiamo subito. Ottimo recupero palla di forza. Attenzione qui perché sono messi male, cerchiamo di chiuderla. Lopez dentro, perfetta per il cannibale. Il cannibale del se correte. Eccolo qui, signori, è tornato il cannibale. Primo gol in Champions League per lui. 2-0 al 29esimo e 39 secondi. Abbiamo un'ipoteca forte sulla partita, però cerchiamo di non fare come prima, perché siamo partiti molto bene anche nel corso, anche nella prima partita. Poi avere un calo molto preoccupante contro una squadra non fortissima. Attenzione qui a Joao Felix, che viene però umiliato da Calafiori. Bravissimo. Che giocatore Calafiori, mamma mia, nella vita reale, ma anche qui sul gioco un difensore veramente forte. Thiago Santos, filtrante per Zirze, dribbling, mette la dentro bassa, vabbè lo stesso. Fabian rallenta, scarico indietro, palleggiamo un pochettino. Zirze se la mette sul destro, si gira, Zirze, destro secco, che gol! Mamma mia, ragazzi, come si è girato, lo vediamo anche dal replay. Destro secco, Oblak non può nulla. Andiamo al risultato, finisce 4-1, segna anche Gyökeres, doppietta per lui, quindi riapre tutto, anzi gol della bandiera per l'Atletico Madrid all'86esimo. Buona la seconda, 6 punti su 6. Aggiornamento del girone, 6-3-1-1, molto bene. Bene, ragazzi, molto bene. Adesso c'è lo Sporting Lisbona. La squadra ha recuperato. Sono riuscito a prendere anche un po' di lucidità, cercando di gestire partita dopo partita i piani di allenamento. La squadra quindi è confermata. Andiamo dentro per la terza partita di questo girone. Occhio perché se vinciamo mettiamo praticamente un'ipoteca sul passaggio del turno. Andiamo. Siamo, signori, tutto pronto. Le squadrette sono in campo. Si parte adesso. Bologna, Sporting, Morita. Tocco per Hulman, destro secco. Bravissimo Coco, che riesce anche a
a respingere, poi è come una calamita, la palla gli resta attaccata. Filtrante, va bene, siamo anche fortunati. Lopez in mezzo a due, scarico buono, dentro subito bassa, perfetta per Dardere che può andare dalla porta uno contro uno, il difensore è molto veloce, incrociato con il destro, super parata del portiere, che contropiede però, mamma mia. Avete visto come siamo ripartiti? Calcio d'angolo di testa, la palla va fuori senza deviazione e quindi sarà rimessa. Attaccano loro, attenzione, destro secco, super parata di Majeski, mamma mia, bravo anche a respingerla abbastanza, ad allontanarla, perché c'era Pedro che avete visto cosa ha fatto con il tacchettino lì, mamma mia. Darder, tocco buono per Fabian, dentro per Jokeres, davanti alla porta Jokeres, calcia con il sinistro e segna il gol dell'1-0 dopo 29 minuti. Eravamo partiti bene, ci mancava solo il gol e adesso è arrivato, siamo avanti. Ottimo recupero palla di Jokeres, che può volare davanti alla porta, adesso secco, è tornato il cannibale, è tornato il cannibale, signori, che pressa e recupera palla, mamma mia. Cioè davvero ragazzi, il pressing di Jokeres è qualcosa che pochi attaccanti fanno, anche perché è una cosa che non posso fare io, cioè nel senso, quando io prendo il comando del giocatore, il giocatore è già molto vicino, ecco, che proprio ce l'ha nelle caratteristiche il fatto di pressare e di andare proprio sempre lì. Colpo di testa bravissimo Calafiori, poi Darder di testa, mamma mia che squadra ragazzi che abbiamo. Zirze, tocco per Jokeres contro questo difensore centrale che è molto veloce, prova a fare un dribbling, rallenta, scarico perfetto per Zirze. Ho perso l'attimo, però ho perso l'attimo, e ora tocca allo Sporting Lisbona, velocissimo, e attenzione qui perché mi sono mosso male, occhio perché potrebbe calciare con il destro, lo fa a palo, poi la palla resta lì. Anche fortunati qui, sono mosso male con Calafiori o con Coco, con uno dei difensori centrali, non ho visto quale dei due. Attenzione qui perché tocca di nuovo a Jokeres, partita bellissima, Jokeres questa volta si addormenta un pochettino, fine primo tempo, sprazzi di Sporting nella parte finale, stiamo attenti. Forza, diventa buona per Jokeres, attenzione qui perché potrebbe andare davanti alla porta, è velocissimo questo difensore, destro se correte, mamma mia, può essere veloce quanto vuoi, ma alla fine la spunta sempre il nostro cannibale. Andiamo direttamente al risultato, finisce 3-0, 7 tiri a 4, buona anche la terza e siamo primi a punteggio pieno, 9 su 9. Partita di ritorno contro lo Sporting con questa classifica, 9-4-2-1, mamma mia signori, siamo praticamente già qualificati, non ancora matematicamente perché ci sono ancora 9 punti a disposizione e noi abbiamo 7 punti di distacco, però ci basta praticamente vincere questa partita e poi il girone può anche terminare qui. La squadra ha recuperato, io direi a questo punto di toglierci da mezzo questo girone già in questo video, andiamo subito dentro per sfidare di nuovo lo Sporting Lisbona per l'ultima partita del video. Tutto pronto ragazzi, ci siamo, i tifosi dello Sporting festeggiano, forse non hanno visto la classifica, non hanno visto che sono ultimi con un punto, si parte Sporting Bologna, l'ultimo sforzo e poi possiamo andare direttamente agli ottavi. Boom, mamma mia che scivolata di Coco, incredibile, avete visto poi Errar si addormenta, ma perché devi rovinare tutto, Lopez aveva fatto una scivolata Coco incredibile, mamma mia aveva recuperato una palla pazzesca. Ancora noi frattesi, allargata dall'altro lato, buona triangolo Scaleno, ah ci stava, era Scaleno, forse serviva il triangolo di Soschele, però era buono. Tomo recupero palla ancora di Coco, poi Fabian, occhio a non sbagliare il tocco adesso, bravissimo, Errar dentro, fuori gioco netto, Joker sinistro, rete, e invece è tutto regolare signori, stavo guardando il guardaline, è tutto regolare sul filo del fuorigioco alla Pippo Inzaghi, Jokeres il cannibale, 1-0. Jokeres, ottimo lo scatto, filtrante dentro per Zirkzee, prova una finta, prova a passare in mezzo, bravissimo, sinistro, traversa linea, non ci credo, Lopez, no, porca vacca, prima skill che faccio su FC24, skill poi, io muovo a caso analogico e vedo poi quello che viene fuori, ecco perché ho smesso di giocare a foot ragazzi, cioè io penso di essere uno dei giocatori più forti del mondo se non si usassero le skill su questo gioco, ve lo giuro. Io invece guarda, se tu mi fai una, se tu giochi contro di me, se voi giocate contro di me e mi fate una skill anche la più semplice, vincete 7-0, perché io non riesco a fermarvi. Se si utilizzassero invece solo i passaggi corti, i triangoli, gli 1-2, queste cose qua, cioè veramente signori, cioè noi siamo fortissimi. Ottimo recupero palla di Fabian, attenzione, devo andare davanti alla porta uno contro uno, il portiere si sposta quasi, mamma mia, si era messo tutto a sinistra, l'ho visto angolato dall'altro lato e ho segnato. 2-0 signori, al 45esimo ipotechiamo la partita proprio allo scadere del primo tempo regolamentare. Diego Santos, scarico buono per Zirze, dentro per Sergi Darder, dentro bassa, è perfetta, ok Fabian, scarico per Hernandez, dentro, perché lo chiama Hernandez, rete, 3-0 ragazzi, tutto facile per noi, andiamo al risultato ed è 3-1 e quindi tripletta del cannibale tra l'altro, e quindi è ufficiale, passiamo il turno, non mi importa se come primi o come secondi, passiamo il turno e siamo agli ottavi di Champions League. Sono arrivato fino al 3 gennaio 2026 signori, perché c'è la Supercoppa contro l'Inter, questa è la semifinale, poi ci sarà anche la finale, e visto che è una coppa che non abbiamo mai giocato, io direi che possiamo giocarla in questa stagione, non
non in questo video, ma nel video di domani. Facciamo per dovere di cronaca un pit, e che poi tra l'altro dall'altro lato c'è il Napoli che ha battuto la Juventus. L'ipotetica finale potrebbe essere Bologna-Napoli. Liverpool-Bologna, ragazzi, questo qui è il girone finale, 15-11-3-3. Abbiamo perso con l'Atletico e vinto con l'Union nelle partite che non abbiamo giocato. Passiamo quindi il turno come primi, becchiamo il Liverpool e l'Atletico Madrid becca l'Arsenal. Più o meno siamo lì, cioè ve l'ho detto, passare come primi o come secondi non cambia nulla. Anche perché vedete ad esempio qui il Manchester City è passato come secondo. Cioè è una cosa che dico, il Real Madrid secondo. Cioè siamo stati fortunati a beccare il Liverpool allora, porca miseria, perché c'è il Real Madrid e c'è il Manchester City. Il Barcellona secondo con il Bayer Leverkusen primo, il Benfica secondo con l'Inter fuori e il PSG primo. Almeno abbiamo evitato il PSG. Però avete visto, cioè non c'è praticamente quasi nessuna differenza tra passare i primi o secondi, ecco. Comunque io vi saluto e vi ringrazio. Questo video secondo me è già durato abbastanza. Abbiamo fatto 4 partite, se non erro, più tutto il calciomercato iniziale, quindi secondo me è venuto fuori un bel video. Ci vediamo domani. Il programmino è Supercoppa contro l'Inter, semifinale, finale contro il Napoli, ottavi di andata, ottavi di ritorno. Tutto questo nel video di domani. Poi dopodomani quarti, semifinale, e poi tra 3 giorni video dedicato solo alla finale di Champions, se ovviamente arriviamo fino in fondo. Questo è il programmino. Io vi saluto e vi ringrazio. Qui dal Bologna è tutto. A domani. Bella.